scommetto che non lo sapevi. Ciao a tutti e benvenuti qui su GameSailors.it. Continuiamo la nostra avventura con Lego Jurassic World, con il secondo film, The Lost World Jurassic Park. Ecco il filmato introduttivo. Bene, professor Malcolm, è qui per ricordare vecchie storie con mio zio? Ero lì, so cos'è successo, e anche lei. La Ingen è mia responsabilità ora, professore, e difenderò gelosamente i suoi interessi. Lei aveva ragione, io torto. Se la aspettava questa frase da me? Isla Nublar era soltanto una vetrina per turisti. Il sito B era la fabbrica degli animali. Stava a Isla Sorna. Qualche settimana fa, una famiglia in crociera su uno yacht si è imbattuta nell'isola. Il consiglio ha usato l'incidente per togliermi il controllo della Ingen. D'accordo, così c'è un'altra isola con dinosauri, senza recinti stavolta. E lei vuole mandarci delle persone? Mi servono delle fotografie di quegli animali. Non avrà contattato Sara? Se la caverà benissimo. E mi creda, la squadra di ricerca... Non è più una spedizione di ricerca, è un'operazione di salvataggio e parte in questo istante. Non puoi anticipare di 3 giorni la scadenza e aspettarti che sia pronto. Non sono attrezzato. Non ho collaudato niente di questo. Ed eccoci qua, arrivati nel primo livello di questo The Lost World Jurassic Park. Abbiamo Ian Malcolm, che abbiamo già conosciuto nel primo Jurassic Park, e il nuovo personaggio Eddie, che invece ci aiuterà in questa nuova avventura. La prima cosa che dobbiamo fare è montare, o meglio aggiustare, queste 3 jeep. Bisogna prepararle per la spedizione. Ci dirigiamo intanto qui e proviamo a risolvere questa equazione. È un'equazione, chiamiamola così, che possono risolvere soltanto i matematici come appunto Ian Malcolm. In questo caso basta selezionare l'ordine corretto delle 4 caselle ed ecco lì che si apre il nostro questo armadietto. C'è anche un bel poster di una bella bagnina Lego sulla sinistra. E qui abbiamo risolto, diciamo, la prima parte dell'enigma, chiamiamolo così. La seconda parte invece prevede che noi coloriamo la Jeep. Colorare la Jeep, se non ricordo male, serve un colore. Vedete, se noi la coloriamo di rosso, per esempio. Wow, che schifo, l'ho ingoiata. Lui la colora, ma c'è qualcosa che non va. Verde. Deve essere verde. Ecco, ci viene detto da questo capo ingegnere, questo capo squadra. Non sono stato io, non è giusto. E facciamo quindi, vediamo di coordinare i colori. Bisogna andare da questi 2 gruppi di serbatoi e creare il colore verde. Il colore verde si crea con il giallo e con il blu. Quindi ci muoviamo, vedete tra l'altro quello all'interno, il cilindro all'interno che è quello che dà il colore, vedete che brilla e poi cambia fino a diventare appunto verde. A questo punto saltiamo sulla nostra pompetta, sembra una pompetta che manda la vernice verso questo aerografo, ed ecco lì che la nostra prima Jeep è bella verde. Il tecnico è contento, ci salta dentro e via. Proseguiamo, qui ne abbiamo una rotta. Non riesco a far stare dentro i pezzi. Vediamo un attimo. Solo gli ingegneri che hanno la chiave inglese, come Eddie, possono riparare gli oggetti rotti, ok. Noi Eddie ce l'abbiamo, ci piazziamo davanti al motore, teniamo premuto il tasto B, o cerchio nel caso di PlayStation, ed ecco lì che abbiamo riparato anche la seconda auto. L'ultima auto invece necessita delle 2 ruote laterali sul fianco sinistro. Qui abbiamo proprio un bel po' di ruote e sempre con Eddie spariamo con il suo fucile ai bersagli fino a far cadere i 2 oggetti incriminati. Qua abbiamo anche delle frecce che ci indicano dove andare, non so perché c'è anche quella sinistra. Però l'importante è quella di destra. Qui vediamo un attimo dove andiamo.
Se la mettiamo qua, cosa succede? Proviamo a vedere. Vediamo un attimo, probabilmente otteniamo qualcosina, vediamo cosa. Qua apriamo un... Ah beh, ecco, ok. Il modo per ottenere un mini kit. Eccolo qui, che arriva. Ora ce ne andiamo dall'altra parte. Recuperiando la nostra ruota, ed eccola che arriva. Nel mini kit, se avete visto, veniva considerato il terzo. Questo perché avevo già raccolto due mini kit in una sessione precedente. Vi farò vedere dove sono gli altri due, quantomeno. Entra in auto. Così come il pezzo d'ambra che si recupera alla fine, vi faccio vedere poi dov'è. Intanto il passeggero è scivolato sull'ultima Jeep che abbiamo riparato, neanche fossimo in Starsky e Hutch, e qui arriva un furgoncino da cui scende un nuovo personaggio, questo Nick. Nick è un personaggio molto importante perché ha un'abilità per adesso unica. È l'unico personaggio che può aprire le porte e forzare, diciamo, le serrature attraverso un piede di porco ed una grossa pinza. Qui vedete il piede di porco all'opera, premiamo tante volte B finché non si spalanca. La porta ci fa seguire. Andando avanti, qui invece c'è un'altra porta sulla quale dovremo utilizzare una pinza. Vedete, c'è questo breve quick time event in cui basta centrare il centro del bersaglio, chiamiamolo così, di questo arco, e dovreste essere a posto. Torniamo al nostro Eddie, che si dà da fare con la sua chiave inglese per riparare, facendo quindi ripartire questa, chiamiamola teleferica, sembra quasi una catena di produzione, ma comunque arrivano queste tre casse con i vari bersagli. Noi li miriamo tutti, spariamo e a quel punto ci mettiamo a costruire un po' un classico dei giochi Lego, ossia una leva. Cominciamo a spingerla, mandiamo verso il fondo dello schermo questa cassa di materiale, che in realtà è un motore, non è una cassa di materiale, ed ecco lì che si attivano gli ingranaggi e ci scende questa tana alta. È l'altezza giusta per trasformarsi in realtà è una sorta di... in questo caso viene usata come fosse un ascensore molto semplice. Quindi ce ne andiamo verso la tana alta, aspettiamo che arrivino tutti gli altri due e si sale. Qui sotto, in tutta questa zona, come avete visto, non ho rotto un sacco di oggetti. Tutti questi oggetti in realtà vanno rotti se volete ottenere il 100% nelle monetine, che infatti, se guardate, è molto basso. Qui abbiamo Eddie, eccolo. Passiamo a Nick e con Nick apriamo questo nuovo armadio. Lì dentro, anche se adesso c'era soltanto una monetina, in realtà troverete un altro mini kit per costruire. Forziamo anche questa porta e andiamo oltre. Vi faccio notare che qui c'è un passaggio acrobatico che potranno fare solo i personaggi femminili. Bisognerà abbassare quella leva, qui adesso forse non arriva nessuno, diamo un'occhiata. Esatto, ora qua ci arriviamo, ma non ci arriviamo per davvero. E poi iniziare la scalata. Forse addirittura potete iniziare la scalata. No, bisogna disattivare quel fumo, altrimenti non si può proseguire. Ok, qui andiamo avanti e siamo davanti a questo camion. Un camion su cui succederanno varie cose una volta arrivati sull'isola. Qui abbiamo una tana alta, un'altra, chiamiamola così, tana alta. E qui distruggiamo tutto. Questo è il tetto che andrà poi collocato sopra il camion. Per farlo dobbiamo prima costruire questo piccolo aggeggio, che in realtà si rivela poi essere una scala. E da qui
sempre con il nostro Eddie, aggiustiamo il computer e in seguito lo utilizziamo. Mettiamo qua sopra e guidiamo questa gru. Guidando questa gru possiamo, questo è il tetto da cui, su cui dobbiamo costruire le cose, lassù in cima c'è un altro mini kit, ma come vi ho detto dovremo poi raggiungerlo in altri modi nel gioco libero. E qui acchiappiamo il nostro tetto e lo andiamo a mettere sopra il camioncino. In queste situazioni io non faccio altro che spostare avanti e indietro la gru senza in realtà scegliere la lunghezza del cavo. Il cavo si alza e si abbassa in automatico, quindi ci evita una complicazione. Kelly, amore mio, sei qui? Perché ci hai messo tanto? Non trovavo il taxi. Tesoro, non fa niente. Ora, senti, ora devo dirti una cosa, devo parlarti. E tu dove vai? È solo per qualche giorno, non partirei se non fosse, se non fosse molto professor importante. Professor Malcolm! Che forza! E quella è l'isola, Isola Storna, l'isola su cui si stanno dirigendo proprio i nostri eroi con i loro furgoncini. C'è anche un maialino, delle carote, della carta igienica, una mela, insomma c'è un po' di tutto. E si arriva quindi sull'isola. Eccoci qui con i nostri tre che appunto iniziano il loro salvataggio. Nel satellitare della dottoressa Harding, dovremmo ricevere dei dati. Qui abbiamo il solito checkpoint per salvare, sempre cose da distruggere, quindi non preoccupatevi. E soprattutto per la prima volta c'è un... in questo Lego Jurassic World iniziamo a picchiare le mani. Come vedete dall'altra parte ci sono dei piccoli dinosauri, eccoli, proviamo a colpirli, che fanno appunto, ci obbligano, diciamo così, ad iniziare a fare un po' a botte. Difficile fare a botte in Jurassic Park, nel primo, visto che i dinosauri erano veramente molto grossi. Qui invece se ne sono stati introdotti alcuni più piccoli che ci danno anche questa opportunità. Come avrete notato è molto inferiore il, diciamo, il, la meccanica da picchiaduro all'interno di questo Lego Jurassic World, come è anche ovvio, però è stata inserita anche qui proprio grazie a questi piccoli dinosaurini. Qui come vedete c'è un mucchio di pupù che ovviamente non può essere esplorato dai vari protagonisti. Servirà la dottoressa Ellie Sattler, quella che abbiamo giocato nel primissimo Lego Jurassic World, in pratica nei primi 5 livelli di Jurassic Park originale. Sara! Ci addentriamo nella caverna, questa caverna oscura, con Ian Malcolm che ha i bengala in dotazione, e qui vediamo di trovare un modo per tirar fuori i nostri per tirar su i nostri due colleghi Nick e Eddie. Qua andiamo a costruire un grosso peso, eccolo, che abbassa il ramo, abbassa di conseguenza una liana, ed eccoli che arrivano. Qui abbiamo da aggrapparci ad alcune liane, eccoci, una e due. Qua abbassiamo quindi il ramo, sul quale poi ci possiamo muovere in bilico, e una volta arrivati qua buttiamo giù questa scaletta che permetta a tutti di raggiungerci. Prima cosa da fare in questa zona è distruggere questi blocchi e a quel punto poi tappare questo buco. Ve lo consiglio perché da quel buco comincerebbero ad uscire un sacco di quei dinosauri piccoli
che rendono un po' più complicata poi la prosecuzione di questa parte. Ecco, ce ne siamo perso uno, mi sono perso uno di quei pezzettini di quelle piante azzurre che in pratica ci permetteva di raccogliere il nostro terzo mini kit. Questo lo si poteva già raccogliere in questa, diciamo, in questa run, in questa partita. Saltiamo sopra un po' di volte su questa costruzione improvvisata ed ecco lì che troviamo questo rilevatore. Troviamo il nostro rilevatore, seguiamo le impronte che compaiono e poi tiriamo fuori un po' di oggetti Lego che ci vengono utili per realizzare un trampolino. Qua dietro c'è un'altra montagna di pupù. Ovviamente anche in questo caso si parlerà poi del gioco libero. E qui sul trampolino bisogna prima far arrivare un personaggio e poi un secondo. Con due personaggi che si aggrappano viene giù questo pezzo e si può a quel punto proseguire verso una nuova zona. Aspetta, wow, questo è magnifico. Ah sì, ah, è così che si comincia. Poi si arriva alle grida e alla fuga. Ecco, questa è una delle battute più famose del secondo Jurassic Park, proprio perché era una delle battute sarcastiche di Ian Malcolm, un personaggio piuttosto divertente già nel primo film, che nel secondo riceve molto più spazio in quanto diventa addirittura il personaggio principale. Qui abbiamo ancora un po' di cose da distruggere, volendo. Qui avremmo la terza e ultima pianta da distruggere per ottenere il mini kit. Io mi sono dimenticato uno dei primissimi, era proprio all'inizio di questo livello. Diciamo che dovreste averla vista e semplicemente me lo sono perso per strada. Se andate indietro col video la trovate senza difficoltà all'inizio di questa seconda parte del livello. Distruggiamo la roccia per salire, qui facciamo un po' di foto agli stegosauri, se non vado errato. Ne facciamo una, ne facciamo una seconda, che diventa un bel selfie leggenda. Col dinosauro. E poi facciamo anche la terza, che invece diventa con il personaggio di Sara, la ex fidanzata, diciamo così, di Ian Malcolm, che siamo venuti a recuperare, a salvare da questo mondo di dinosauri. Hai visto gli animali che sono passati? Una famiglia. Vorrei fotografare il nido. Torno subito. Sara, no, no! Restate qui. Sara! Sara! È troppo vicina. Ecco qui il piccolo di stegosauro con i suoi giocattoli. Bella la macchinina e lo xilofono. E con la foto però, insomma, Sara! Succede un po' un parapiglia. Tanto che arriva la mamma stegosaura che funge da boss fight in pratica. Sparagli! Attenzione, bisogna stare attenti alla coda, perché la coda è quella che fa più danni in assoluto. Come vedete, questo dinosauro la sbatte a terra con forza per 3 volte e bisogna quindi stare attenti e saltare evitando i suoi colpi. Mettendosi dove ci sono questi oggetti, ora vediamo di farla colpire, questi 3 oggetti luminosi, che è l'unico modo per romperli, è farsi raggiungere dall'onda d'urto della sua coda. Ora vediamo, vedete, 2 su 3. Se si riesce a far distruggere anche quest'ultimo pezzo, si ottiene il pezzo d'ambra. Di solito basta essere qui, questo è l'unico pezzo leggermente più complesso da distruggere, perché lo stegosauro deve essere un po' più in posizione, deve essere un po' più spostato verso destra e non proprio lì al centro.
proviamo ancora una volta. Eccolo qua. Se vi mettete un po' più indietro, troverete il vostro pezzo d'armo. La boss fight però si risolve in un altro modo, ossia costruendo questi ripari e nascondendocisi dentro. Una volta che li avete costruiti, dovete farlo molto rapidamente, dovete premere B molto rapidamente per entrare all'interno di questo tronco e fare sì che il dinosauro si incastri in esso e poi che vi dia la possibilità di fargli una foto per stordirlo e togliergli un po' di energia. Qui ce n'è un altro. Dopo il terzo colpo, se non sbaglio, cade in automatico, sia che siate da questa parte, sia che siate da un'altra. Anche qui bisogna crearlo molto rapidamente e stare attenti perché la coda, oltre a danneggiarvi e quindi a farvi perdere un po' di cino, distrugge anche la costruzione che stavate facendo. Quindi bisogna essere molto rapidi una volta che sono arrivate le tre ondate, le tre code. Bisogna nascondersi immediatamente all'interno di questo tronco, di questo nascondiglio, per far sì che poi il dinosauro arrivi e ci si incastri. Non preoccupatevi perché il vostro personaggio uscirà in automatico prima di essere colpito dalla coda. Quindi una volta che vedrete l'animazione del vostro personaggio Lego che si infila dentro al suo nascondiglio, siete a posto. La seconda parte, poi quella in cui appunto si deve fare solo la fotografia, è estremamente banale. Quindi già adesso noi siamo a posto, sappiamo che lui arriverà, darà la sua codata, il nostro personaggio uscirà da solo e poi ci possiamo dirigere verso il simbolo della macchina fotografica per stordirlo la terza e ultima volta. Arriva così il nostro al fuoco! Il nostro fuoco, filmato finale di questo primo stage. No, quello lì. Per espandere il fumo, usa la terra. Chi ha acceso il fuoco? Volevo preparare la cena. Così era pronta quando voi tornavate. Kelly, già. Kelly non ha idea di quello che succede qui. Hai fatto il viaggio in roulotte? Non capisco. C'è scritto Ingen sul fianco dell'elicottero. Non capisco. Ma perché? Hammond manda qui due squadre. E così con questa domanda cosmica termina il nostro primo livello di The Lost World Jurassic Park. Faccio sempre confusione perché il gioco si chiama Lego Jurassic World, mentre il secondo si chiama The Lost World Jurassic Park. Quindi, insomma, ogni tanto li mischio insieme e se combino qualche pasticcio e li dico male, vi chiedo inizialmente scusa. I mini kit ne abbiamo trovato un altro, ne avevamo trovati tre, vi ho fatto vedere dove sono, il pezzo d'ambra l'avete visto, dove si recupera, e ci troviamo così alla fine della storia. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, non alla fine della storia, alla fine dell'episodio, scusate. Vi diamo comunque appuntamento alla prossima puntata in cui continueremo questo The Lost World Jurassic Park, sempre qui con GameSailors.it, mentre giochiamo a Lego Jurassic World. Ciao a tutti!